Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler. Fantascientificast presenta Talking Trek. Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia. In compagnia con me ci sono sempre i soliti Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e in collegamento telefonico il nostro inestimabile Max. La linea è occupata, non sento, mi dispiace, non ci sono. Pronto? Non sento, c'è qualcuno? Controllo. È il duplex, sono in duplex con controllo questa sera. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Questa sera recensiremo il nuovo episodio Such a Sweet Sorrow, la prima parte, perché è un doppio episodio, giusto ragazzi? Assolutamente sì. Un dolore così dolce in italiano. Un dolore così dolce in italiano. Perfetto, comincio subito a salutare i primi di voi collegati con noi. Ciao Mattia, ciao Francesco, ciao Marco Calabrese, ciao Ivan Salvaggio e ciao Davide Picillo. Ok, come di consueto cominciamo subito a dare un voto a questo episodio. Come avevo anticipato nel nostro gruppo, questo episodio ci ha un po' diviso, quindi sarà un po' un ciao Darwin versione Talking Trek. Speriamo quindi non così trash. Cominciamo da Miles, poi Sofia e poi Max. Prego. Sì, nel prediretta sono volati i piatti, ragazzi. No. Allora, episodio immenso da un punto di vista fanservice per ovvi motivi. Dico fanservice in modo positivo, non dispregiativo. Però da un punto di vista proprio della scrittura, della trama, non mi ha convinto molto, quindi mi dispiace, ma è un 6 per me. Prego. Ok, allora, io invece vado già subito contro Miles, perché a me l'episodio è piaciuto. Allora, devo essere sincera, mi è stato molto difficile dare un voto effettivo all'episodio, perché comunque essendo la prima parte di due, è una situazione molto di stallo, comunque devono ancora venire fuori certe cose, è il classico episodio di transizione che deve andare a finire in qualcos'altro. Però ti dirò, fanservice o meno, scrittura o meno, a me è piaciuto, quindi io vado con un 8. Tra l'altro ricordiamo ai nostri amici a casa, che ci seguono fidatissimi da ormai 13 episodi, che anche in questa diretta faremo spoiler come se non ci fosse un domani. Quindi se non avete ancora visto l'episodio andatevelo a recuperare e poi potete guardarvi la nostra diretta in successivamente. Tanto noi non scappiamo. O ascoltarla in podcast. Esatto. Esatto. Dal mercoledì finisce anche in podcast su Fantascientificast e sul nostro canale YouTube. Max, il tuo voto? Guarda, anche io mi trovo a dover dividere l'episodio in due parti. Una parte iniziale molto fanservice, molto da orgasmo Trek, a cui darei facilmente un 9. E poi la seconda parte che non me la ricordo perché mi sono addormentato. Beh, almeno onesto. Quindi voto finale? Diciamo 6.5. Oi. E adesso tocca, no. Adesso a te. Tocca a me, tocca a me, ma anche voi pubblico a casa, scriveteci il vostro voto tra i commenti. Allora, il mio voto è un 7.5. Devo dire che la prima parte l'ho trovata da 9, la seconda parte da 6.5, ma comunque nel complesso non mi sono annoiato. Certo, è un episodio riempitivo, perché è un episodio riempitivo,
però comunque tante delle cose lasciate in sospeso le giudicherò meglio nel prossimo episodio, almeno per me. Leggo un paio di commenti, vediamo un po', già arrivano un paio di voti. Ivan Salvaggio gli dà un 8 e mezzo e Davide Piscillo gli dà un 12, attenzione, un 12 da Davide Piscillo. Saluto anche Dario Gerbino che si è connesso con noi. Ok ragazzi, quindi diciamo che in questa diretta ci sono delle opinioni contrastanti. Sì, mi fate fare il cattivo in questa puntata. Da una parte Leland Miles che gli dà un 6, poi c'è Max che gli dà un 6 e mezzo, Sofia che gli dà un 8 e io che gli dà un 8 e mezzo. Per ora il nostro pubblico è sulla media di... Vediamo altri commenti. Saluto anche Allen che si è collegato con noi. Ciao a tutti, la mia prima diretta, per me è voto 8. L'Enterprise, il saluto a Pike, quindi per lui è un 8. Davide Ficillo dice Max esagerato, quindi già ti corregge. E Marco Palma un 7. Quindi ragazzi, a conti fatti siete voi quelli che hanno dato il voto più basso. Siamo molto esigenti, guarda, sì. Siamo molto molto esigenti, ecco. Va bene, dai, cominciamo subito a parlare dell'episodio e cominciamo con questa scena in cui Sarek viene colpito, come dire, da un sussulto, da un presagio. Come dire, cosa dire di questa scena, Sofia? Ti è piaciuta? Certo, se c'è Sarek a me piace. L'unica c'è solamente una scena che in questo episodio che non mi è piaciuta dove c'è Sarek, ma di quello ne parliamo dopo. Comunque sì, mi è piaciuta tantissimo, anche perché mi piace il fatto che questo episodio, come altri, anzi come un altro in particolare, non sia cominciato a bomba con un monologo da parte di Michael, ma sia appunto cominciata con questa scena di Sarek, e che mi sa molto di reference alla prima stagione, quando noi vedevamo Sarek e Michael che avevano questo collegamento mentale. Quindi sì, che dire, come inizio, perfetto. Ragazzi, voi volete aggiungere qualcosa? Come inizio mi è piaciuto molto, proprio anche visivamente, questo campo, come si chiama, campo lungo, Sofia, correggimi se sbaglio. Campo lungo, sì. Sì, questa spiaggia con Sarek al centro e piano piano Amanda che arriva nel quadro, molto molto bello, sì, anche d'effetto proprio culturalmente, perché spesso noi dimentichiamo che i vulcaniani hanno questo aspetto mistico. Io anche come colori, molto bello. Io sospettavo che stesse per arrivare un funerale, perché hanno vestito completamente di nero, che ho detto qui a fine episodio muore qualcuno. Scusa, ma perché secondo te Sarek si sta vestendo con colori sgargianti in questa serie? No, fammi capire. Max, tu? Ma guarda, la prima cosa che mi ha colpito di questa immagine era che nel momento in cui vedevamo sullo sfondo Amanda camminare e poi diciamo in primo piano Amanda che porgeva la zuppa camminando anche in primo piano, le due camminate non erano in sincro e mi dava fastidio. Una era più veloce e l'altra era più lenta. Prima cosa. Seconda, come non apprezzare chi ti porta una zuppa in riva al mare, voglio dire, assolutamente un momento epico nella saga di Star Trek, pari quasi a quando Neelix cucinava nella cambusa della Voyager, quindi mi ha entusiasmato tantissimo questo momento. E a condire tutto ciò, la forza che unisce Michael e Sarek, come se fossimo precipitati in Star Wars, capace di connettere più velocemente che una trasmissione subspaziale queste due entità, come neanche mai Spock e suo padre sono riusciti a connettersi. Fantastico, bellissimo, guarda, ero sarcastico in tutto questo. Va. Non si era capito. Leggo un paio di commenti, però... scusami, poi ti lascio la parola. Dario Gerbino ci saluta e gli dà un bel 7 e mezzo. Francesco Vox Sanzolino 8, Mattia Tao 8, prima parte da 9 e mezzo, seconda parte da 6 e mezzo, quindi Mattia Tao la vede più o meno come me. Davide Piscillo dice anche che a lui è piaciuta molto la seconda parte, quindi insomma dai, i commenti sono più o meno positivi, oscillano tra il 7 e l'8 più o meno, a volte anche il 9. Prego Miles. No, capisco il sarcasmo di Max, però ha ragione Sofia, è chiaramente un richiamo alla prima stagione questo collegamento molto forte, quindi se te lo sei sorbito nella prima stagione te lo sorbisci anche. Esatto. Ok, adesso arriviamo alla scena in cui vediamo le due navi a confronto, ovvero
l'Enterprise e la Discovery. Personalmente, quando vedo le due navi che si ruotano una attraverso l'altra prima di cominciare l'evacuazione da una nave all'altra, sinceramente io mi sono quasi commosso dalla gioia. Per me è stata una scena veramente bellissima, l'aspettavo dalla prima stagione, perché purtroppo nella prima stagione ci hanno fatto credere che avremmo visto l'Enterprise da dentro e poi abbiamo dovuto aspettare tipo 13 episodi. A voi come è sembrata questa scena, Miles, Max e Sofia? Ma visivamente e tecnicamente siamo a livelli altissimi, come sempre in Discovery. Poi chiaramente è difficile giudicare togliendo l'emotività, perché sì, non è la stessa Enterprise della serie classica, ci mancherebbe, però è la Enterprise, non stride con Discovery, e no, veramente una scena emozionante, come dici tu. Non mi sono messo a piangere come te, però ben fatta. Max? Mi sono molto commosso, perché vedere finalmente l'Enterprise in tutti questi dettagli è molto bello, anche se, come dice giustamente Miles, è la versione HD dell'Enterprise classica, in un certo senso. Bellissimo il confronto con la Discovery, finalmente vediamo le due navi appaiate in maniera tale che ne possiamo comprendere le dimensioni. Ho apprezzato tantissimo la sequenza di allineamento, anche perché ricordiamoci, nello spazio non è assolutamente detto che tutte le navi devono andare stando sullo stesso asse, perché lo spazio non lo prevede, ecco. Cosa che non ho apprezzato invece è stato il collegamento fisico con i quattro ponti tra le due navi. E il teletrasporto dove l'abbiamo messo, ragazzi? Cioè, l'hanno inventato praticamente per evitare scene di questo genere, ed è forse una delle invenzioni più mirabolanti di Star Trek, con tutte le sale di teletrasporto, e trasportino il personale così, mica a piedi, su delle passerelle. Cioè. Ma ti rispondo subito, ci sarebbe voluto troppo tempo, dai, erano tipo un intero equipaggio, cioè il teletrasporto te ne teletrasporta 10 per volta, ma anzi mi pare 5 o 6, cioè quanto ci mettevano? Avevano comunque la sezione 31 che gli arrivava vicino. No, quindi quella non arriva, stai tranquillo, quella sì, non arriva. Sì, però dai, mi sembra, io sinceramente questi corridoi che passano tra l'Enterprise e la Discovery, guarda, da 20 di voto, ero lì che era veramente in stripe. Certo, è una scena che ricorda un po' lo stile kelviniano, questi corridoi che vanno un po' così, però vi dico la verità, a me è piaciuta molto. Fateci sapere anche voi tra i commenti, voi che ci state seguendo, e tu Sofia? Ma guarda, senti, partiamo dal presupposto che a me le scene ambientate proprio nello spazio all'interno di questa, della serie totale di Discovery, mi sono sempre piaciute e mi fanno sempre rimanere a bocca aperta, sin da quando ho visto il primo salto della Discovery fino ad adesso. E poi vabbè, avete detto tutto voi, cioè il paragone è stato veramente bellissimo, è stato emozionante, e io sono dalla tua parte, Jared, perché ti dico, a me i corridoi sono piaciuti e sono d'accordo con te col dire che effettivamente col teletrasporto ci avrebbero messo troppo, quindi io sono pro ai corridoi, e mi sono piaciuti molto anche come li hanno proprio realizzati, proprio visivamente, da come si, diciamo, come escono dalle due navi e si collegano. Quindi qui io qua ancora promuovo ogni cosa, ecco. A Miles invece chiedo, ti è piaciuta quella scena in cui durante l'evacuazione sia Saru che Pike avviano il controllo di autodistruzione remoto con la mano, con entrambe le mani? Ma non ho un'opinione specifica su quella scena, per essere onesti. Non mi ha impressionato più di tanto, cioè bastava anche un controllo vocale. Insomma, è chiaro, come per i corridoi, che hanno giocato molto sull'impatto visivo di questa prima parte dell'episodio, quindi non mi ha dato né fastidio né mi ha emozionato più di tanto. A me mi ha emozionato a impazzire, anche perché è stato tutto molto veloce. E l'ho anche apprezzato questo fatto che l'inizio fosse un po' così sprint, perché tutti volevamo vedere l'Enterprise dentro, diciamocelo subito, non volevamo star a perdere troppo tempo. Leggo un paio di commenti, Fabrizio Secchi gli dà un voto 10 e ci saluta, salutiamo anche noi, e Davide Piscillo ci dice, ero in ginocchio dalle lacrime, quindi... E Marco Palma ci dice che anche in Voyager c'erano gli attracchi gomito a gomito.
Quindi non è nemmeno una cosa così nuova. Ma cioè, a me mi viene da dire, in una situazione così di emergenza, che cosa puoi fare? Cioè, il teletrasporto per tutti quei membri mi sembrerebbe, sarebbe Vabbè, stato bastava troppo una, comunque lento. bastava una battuta, sarebbe bastata una battuta perché per dire non usiamo il teletrasporto, beh, si chiedeva lì. Va bene, andiamo avanti e andiamo alla scena in cui Michael afferra il cristallo ed ottiene, diciamo, questa visione in cui vede sostanzialmente Leland che sale a bordo della Discovery, credo sia la Discovery, Sì. e fa fuori un po' tutti i suoi compagni, e poi vediamo l'Enterprise che viene colpita da un siluro, scusatemi se sbaglio. Prego, No, è così. sì, è così. Miles. È una visione del futuro che probabilmente vedremo anche nel secondo episodio, in qualche modo, se non cambiano il futuro, appunto, perché poi con questi cristalli non si può mai sapere. Interessante poi la scelta di... perché la visione in realtà è in due parti. Cioè, la prima parte è quando lei tocca il cristallo ed è molto veloce, poi quando lei sale sull'Enterprise ha questa visione più, diciamo, interattiva, per così dire. Tipico espediente per creare un po' di hype che in sé non è male, però questo hype poi lo devi soddisfare in qualche modo. Ed è il motivo per cui la seconda parte dell'episodio mi ha un po' lasciato deluso, perché non voglio anticipare niente, ma sostanzialmente questa prima parte di questo episodio finale si chiude dove si era concluso l'episodio precedente. Sta arrivando la sezione 31, però ancora non è arrivato. Diciamo la quiete prima della tempesta, io l'ho definita così questo episodio. Max, invece, su questa scena. Mi chiedo perché il cristallo debba essere per forza spostato a mano, usare una pinza e non toccarlo? Scusate, cioè, e poi l'unico povero sfortunato è Pike che lo tocca e si becca la sua profezia ineluttabile, tutti gli altri possono toccarlo, ma tanto forse non va così. Ma vabbè, discuterei anche su questo Oddio, dettaglio, vabbè, ma... pure Max muore male, secondo il cristallo. Perché tanto... Ma questa sera va così, ragazzi. Questo episodio mi ha fatto veramente girare i cristalli di dilizio. Quindi pensiamo un attimo. Li ricristallizziamo, Max. Max, ti vogliamo bene lo stesso, non ti preoccupare, stai tranquillo. Grazie, Sofia, grazie. Tranquillo. Sofia, invece la tua opinione su questa scena? Ma senti, a me la prima volta mi ha lasciato molto di stucco, più che altro in modo positivo, perché ora qua farò una gaffe grande quanto una casa, ma la prima volta che ho visto l'episodio non avevo capito un attimo che era stata una visione. Per un attimo, non so come mai, ma infatti poi sono tornato un attimo indietro perché evidentemente ho girato la testa, insomma, ero un attimo distratta nel momento in cui lei prendeva in mano il cristallo. E quindi, come mi sono girata, è stata una questione veramente di 5 secondi. E come mi sono girata, mi sono vista sta battaglia e ho detto: no, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Però ora, gaffa a parte, in effetti è molto bella come scena. A me è piaciuta molto perché è stata, cioè, secondo me è stata molto molto dinamica, così come tutto il resto dell'inizio dell'episodio, come hai detto tu giustamente, Jared. E mi ha colpito molto, anche perché questo era veramente il tipo di riprese che io mi aspettavo durante le battaglie o comunque durante gli scontri all'interno di questa stagione. Ti dico solo questo: se la battaglia tra, o comunque la lotta tra i Klingon e la Georgiou, nuova di pacca della sezione 31, negli scorsi episodi fosse stata girata in questo modo, gli avrei dato un 9. Avrei dato un 9. Quindi ti dico, a me questa scena mi ha soddisfatto molto. Sì, è vero, hai ragione anche tu, Max, nel fatto di dire: ma perché non la spostano? Ho capito. Però ti dico, dove lo metti il gusto di vedere Leland che entra, ammazza tutti quanti e Sì, come poi un è. Terminator sostanzialmente, Sì, cioè infatti tipo infatti Schwarzenegger. è un chiaro riferimento Sì, a sì. Terminator quella scena. Io l'ho apprezzata tantissimo, io da brava cinefila ho applaudito dopo aver capito che era un'allucinazione. L'Highlander. Controllator, dai. Claudio Tozzi ci dice: ma di che parliamo? Puntatone epocale, stavo per dire mutandone epocale. Dario Gervino ci dice: quando girano i cristalli di litio. Allora, arriviamo alla scena successiva dove vediamo l'Enterprise, diciamo gli interni dell'Enterprise. Sì.
i corridoi, vediamo i corridoi, vediamo il turboascensore che si muove con la mano, e poi vediamo anche la plancia, la bellissima plancia dell'Enterprise, che sinceramente non avevo apprezzato tantissimo nel trailer, ma rivedendola qua l'ho apprezzata molto di più. Allora, che dire di questi tre elementi, corridoi, turboascensore e plancia? Comincia Max, prego. Vabbè. Allora, io dico che adesso voglio vedere la sala teletrasporto, la sala macchine e l'infermeria, perché se abbiamo fatto vedere quello voglio anche tutto il resto. Bellissime, dai, questa volta qui non faccio il polemico. Bellissime, una ricostruzione che omaggia la sede classica e rimane fedele pur innovando. L'ho trovata molto emozionale questo riadattamento, che ha commosso me, ma penso un po' tutti i fan della serie classica, senza indugio. È una plancia molto bella, e l'unico, una piccola polemica la faccio: come fanno a tenerla pulita? Perché è un pochino lucida quella plancia. Teletrasportano via il grasso. Vedi che non teletrasportano. Invece tu, Miles? Ma cosa ti devo dire? Veramente un redesign molto rispettoso, anche i corridoi con le grate rosse che ricordano molto la cosa, poi le manie nel turboascensore, anche i pannelli nel turboascensore hanno quella forma, tipo quei colori madreperla che si usavano all'epoca. Poi vabbè, tanti piccoli particolari, pensa che hanno usato i pulsanti non proprio quelli originali degli anni 60, ma molto simili, li hanno presi in prestito dalla ricostruzione del ponte degli anni 60 che c'è a Ticonderoga, credo, vicino a New York. Ma poi c'è proprio la cura nel dettaglio, perché chiaramente non potevano ricreare la stessa plancia degli anni 60, però hanno ricreato gli stessi effetti di luce. Per esempio, sopra il turboascensore che dà in plancia c'è un effetto di luce con le grate, come le avevano con le ombre. L'unica cosa che hanno aggiunto di nuovo, vabbè, a parte ovviamente l'estetica generale, c'è una specie di stretto corridoio dietro le console, praticamente dove sono Spock e Ura, dove saranno Spock e Ura, che è un'idea di Kurtzman, che non si capisce esattamente a cosa serve questo corridoietto. Una sala tattica, che cosa sarà? Sì, o forse un bagno per la passione. quindi non è un secondo turbo ascensore, perché con Max avevamo discusso molto di questa cosa, e quindi evidentemente non ricordo se c'è un secondo turbo ascensore. Sicuramente c'è questo corridoio stretto, ma sarà sicuramente questo che ci dici, che poi in effetti è comodo, perché comunque eviti di passare davanti ai tuoi colleghi, sì, ma tutto all'altro della planta. Leggo un paio di commenti. Dario Gervino ci dice: interni dell'Enterprise, orgasmo inatteso. Mattia ci dice: veramente ricostruito bene, quindi insomma. E sulla pulizia Marco Calabrese ci dice: ci pensano i triboli, quindi hai visto, abbiamo trovato, sì, certo, anche chiaramente sono come Swiffer. Marco Palma ci ricorda il commento della Giorgio: arancione, arancione. L'unica cosa che mi lascia proprio perplesso: quelle lucette in alto a cosa servono? Per le lens flares, dai, per metterci quelle effettive. Quelle colorate. Sì, quelle colorate in alto. Perché quelle cose in realtà nella plancia originale erano in basso. Facevamo finta che erano degli schermi, non li avevano all'epoca. Ma messe in alto sono belle, fanno tanto albero di Natale come negli anni 60, però non ne capisco bene l'utilità. È per mantenere l'allegria dell'equipaggio, perché nessuno vuole un equipaggio triste, quindi chiaramente... A me lì per lì sembrava... Avete presente quelle scritte che scorrono? Sì. Quei pannelli con le scritte che scorrono? Sì. Ecco, col menù della mensa, che passa? Oggi in mensa serviamo Plomec caldo, zuppa di Targ. Però è comodo. È comodo, sì, comodissimo. Mirror Lorca si sarebbe sparato in una plancia così. Ah sì. Voglia. Ma parliamo anche della scena in cui Pike viene annunciato a bordo della plancia, che io l'ho trovata molto 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 bella, e spero, Max, che questa ti sia piaciuta. sì, assolutamente. Beh, dai, il ritorno di Pike in plancia, capitano in plancia, bentornato, no, Chris, la nave tua, bentornato capitano, è bello riessere qui. Vabbè ragazzi, no, lì è da pelle d'oca, chiaramente da pelle d'oca. In quel momento ho detto: sì, va bene, cos'è la Discovery, non mi interessa, andiamo avanti. Cioè, come dire, non posso dare un'opinione negativa o polemica su questo, assolutamente. E sono 13 episodi che aspettavamo questo momento. In effetti
E la numero uno, promossa o bocciata? Sotto Prego. Quale punto di vista? Appunto. In generale, su questi due episodi che ormai l'abbiamo vista un pochino di più, come l'avete trovata? Sicuramente è un donnone più possente rispetto alla numero uno originale di Majel Barrett. Sicuramente ha più personalità, ma adesso anche ha avuto più tempo per esprimersi. Ha questo piglio un poco caparbio. Beh, l'ironia è di getreno, quindi non gioca su quello, però comunque ha questo brio particolare. Sarebbe interessante capire, però non c'è il tempo per farlo, capire quali sono effettivamente i suoi rapporti con Pike. C'è chi sospettava che magari ci sia o ci fosse stato del tenero. Comunque sicuramente funziona. È difficile fare un paragone perché l'originale l'abbiamo vista troppo. Però, Sofia? Ma senti, io concordo con Miles sotto questo punto di vista e guarda, ti dirò, a me non aveva convinto del tutto all'inizio, quando me l'avevano fatta vedere per la prima volta, perché mi sembrava, non lo so, cioè, non mi convinceva del tutto come l'avevano sviluppata, perché mi sembrava voler essere proprio quella che arriva e so tutto io, faccio tutto io. Però devo dire che all'interno della sua nave, sistemata in quel contesto lì, è migliorata tantissimo. Infatti ti dico, approvata, per me approvata. E comunque, se posso dire una cosa, io l'avevo detto che all'Enterprise il rosso donava, e questa è la prova definitiva. Max? Ma io mi sono innamorato di numero uno la prima volta che l'abbiamo vista, quindi adesso non posso che riconfermare questo mio sentimento. La adoro proprio perché con pochi tratti, poche battute, sono riusciti a delineare un personaggio che risulta ancora più profondo, secondo me, o comunque più a tutto tondo che altri personaggi della serie, magari più ricorrenti, come ad esempio Calver, che alla fine anche lui non è che si sia rivelato chissà che personaggio. Per cui vorrei una numero uno sempre al fianco di Pike nella serie che faranno, perché faranno una serie solo per loro, vero? Guarda, tu firma e poi vediamo che succede. Ricordiamo della petizione, Miles. Sì, un fan ha iniziato una raccolta firme su change.org, poi l'indirizzo, se vi interessa, lo potete trovare sulla pagina Discovery Italia o su TGTrek. L'obiettivo è quello di arrivare a 1 milione di firme. Per adesso sono sugli 11.000 o 12.000, che comunque li stanno aumentando anche abbastanza velocemente, quindi questa cosa ha avuto un risalto, tanto che anche Anson Mount ha commentato e insomma ha ringraziato tutti, molto contento per questa iniziativa. Certo, è difficile, da un lato è difficile che CBS possa pensare seriamente di fare questa cosa, perché veramente ha già tanti progetti in ballo. Dall'altro, visto che questo set dell'Enterprise non è un redesign della plancia della Discovery, ma la scenografa ha detto che hanno affittato un nuovo set, proprio un altro teatro di posa per costruirlo, ed è praticamente tutto nuovo, non hanno riutilizzato niente. È un peccato se CBS non lo sfruttasse, cioè se ha fatto tutto questo investimento per 2 ore di episodio. Quindi spero che almeno su quello possano farci un pensierino. E dai, speriamo, perché adesso speriamo. Ormai ci siamo tutti affezionati a queste cose. Tornando al numero uno, io sarò l'avvocato del diavolo, ma a me non è piaciuta, perché la trovo troppo, troppo distante dal personaggio originale, tant'è che penso che Burnham caratterialmente sia il personaggio più vicino alla numero uno di Majel Barrett, mentre questa la vedo come una cosa nuova, mettiamola così. La vedo come un remake di un personaggio, mettiamola così. Però sappiamo una notizia su questo episodio, che il collegamento olografico è stato praticamente troncato, non c'è più. Quindi per la continuity questo è una cosa che fa bene, perché almeno così Discovery si allinea sempre di più con quello che poi sarà la serie classica. Ovviamente a livello estetico non ci possono far nulla, ma almeno sulle tecnologie cercano di avvicinarsi. Tra l'altro, a proposito di questo, se posso dire una cosa, prego. Perché rivedendo l'episodio, avrei da dire una cosa anch'io, se posso. Sì, prego. Vado io. Vai. A proposito di questo avvicinarsi alla continuity, quando, vabbè, forse ne parleremo nella scena dopo, quando cercano di distruggere la Discovery, ci dobbiamo arrivare.
ci arriviamo subito. Allora, arriviamo all'autodistruzione fallita della Discovery. Prego, Miles, a te la parola. Quando cercano di distruggere la Discovery e non ce la fanno in nessun modo, a un certo punto, prima di lanciare i siluri, Pike dice: guardatela bene perché non ce ne sarà più un'altra così. E mi sono chiesto: ma come mai? Quindi evidentemente la Glenn è stata distrutta. Se si distrugge anche la Discovery, forse la flotta stellare non ha più intenzione di costruire navi di questa classe, di classe Crosby, chissà perché. Era no, solo questa una considerazione, cioè, a parte gli ologrammi, comunque sembra che questo modo di costruire navi non, boh, forse passa fuori moda. Sofia, cosa volevi aggiungere? No, io volevo aggiungere una piccola cosa sul discorso ologrammi tolti di mezzo, che è stata, diciamo, una cosa che mi ha fatto sinceramente storcere il naso, perché non mi è piaciuto il modo in cui se ne sono liberati, perché cioè, secondo me tutto merita un minimo di spiegazione, ma sinceramente ricevere un abbiamo tolto gli ologrammi perché davano fastidio, adesso non li useremo più, sei contento? Sì, è stato un po' forzato. No, più che forzato, secondo me è stato tirato via. Cioè, è vero, noi già sapevamo che gli ologrammi sopra l'Enterprise davano noia, perché comunque Pike ce l'aveva già detto. Però, sinceramente, cavoli, dammi un minimo, cioè, fammi crescere questa cosa e poi dimmi alla fine, guarda, si sono tolti definitivamente perché è meglio così. Ma appunto, farmeli arrivare così alla fine, no, guarda, basta. Boh, ti dico pure, infatti questa è una delle piccole cose che non mi hanno fatto alzare ancora il voto, perché io sarei partita ancora più in alto, però purtroppo. Prego, Miles. Allora, dire che ce l'avrebbero avuto servita su un vassoio d'argento la spiegazione, perché esatto. Una volta che si è scoperto che Leland usa l'ologrammi per farsi passare da ammiraglio Patar, da chi vuole lui, esatto. Bastava dire no, scusate, questa tecnologia è un po' troppo rischiosa. Esatto, cioè bastava una parola una e poi basta, cioè poi bastava esatto. Che dicesse guarda, già che ci siamo si levano definitivamente, esatto. Fine, io sarei stata già contenta, esatto. Però sì, guarda, leggo un commento, Marilena Berera ci dice: prima mi riportate l'orca, poi ragioniamo se una serie su misura per Pike. Guarda Marilena, ti do un abbraccio virtuale, guarda. Io spero di vederlo, che ne so, nell'ultimo episodio, ma così, senza sapere niente, IMDb non dice nulla, arriva così per caso, sarebbe bellissimo. Comunque, parlando di questa scena, io sinceramente non l'ho trovata affatto male, anzi mi è piaciuta. Non è la prima volta che magari una tecnologia diventa quasi autosenziente, o come lo vogliamo dire. Tante volte il ponte ologrammi nelle serie future, The Next Generation, Voyager, The Space Nine, hanno creato qualche grattacapo, quindi vi dico, io non l'ho trovata così male. Sicuramente non sarebbe esplosa, al massimo sarebbe andata via, secondo me. Max invece? Allora, adesso prendo il mio manuale su come distruggere un'astronave e potrei elencare altri 5-6 modi molto più sicuri, ovviamente. Il primo fra tutti è metterci dentro una bomba ad antimateria scollegata dai sistemi della nave, per dirne una. O magari, invece che tirargli due siluri, tirargliene 12, così gli scudi cedono. Ecco, diciamo che qualche modo per far saltare la nave ci sarebbe. Invece, da un punto di vista più razionale, secondo me far vedere l'Enterprise che distrugge la Discovery sarebbe stato comunque un colpo basso, bassissimo per il fandom e per comunque tutta la struttura narrativa dell'episodio e della stagione. Non è un messaggio che si poteva passare in questo caso. La dovevano salvare, dovevano fare questa scena. Mi chiedo perché nel momento in cui Saru e Pike hanno messo la manina sul console per autorizzare l'autodistruzione, il computer senziente non gli ha detto Maramao, scordatevelo, non ve la faccio fare, però la scena doveva suscitare emozioni, le ha suscitate, va bene così. Però rimango comunque sempre sullo scetticino su queste cose buttate lì e poi trattate male. Secondo me siamo ad un livello di scrittura fatto solo per farti sussultare lì per lì, ma con poco pensiero dietro, perché sono tutte scene smontabili e questo non mi piace. Ecco. Beh, rispettiamo la tua opinione, Max, anche se non la penso completamente come te. Va bene, neanche io. Allen, sì. Aspetta, fatemi leggere i commenti. Allen ci chiede di che classe la Discovery, Crossfield, mentre la Shenzhou Walker
Sì, sì. Che era sì. Un omaggio a, a The Walking Dead. No, in realtà l'hanno smentito. Ah, quindi non era un omaggio a The Walking Dead. No, era un pilota americano, qualcosa del genere. Ok, Sofia, cosa volevi dire? Io volevo andare contro Max perché a me vieni. Come sempre. Ormai le nostre occasioni di scontro sono, non dico una, sono, una, sono normalissime. E invece ti dirò, a me la, il fatto della Discovery che si, si protegge, quindi diciamo che acquisisce una sua, tra virgolette, vita, alza gli scudi, evita il, appunto di essere distrutta, è piaciuta. Non tanto per un fattore emotivo, quanto più perché, oh, mi è piaciuta, cioè, ti dico, mi è, mi è proprio piaciuta, cioè, mi è piaciuto vedere una nave come la Discovery, appunto, prendere, non ti so dire un motivo effettivo per il quale mi è piaciuta, però mi è piaciuta, non lo so, mi è piaciuta, basta, questo okay, è. Ok, va bene, vabbè, legittimo, è legittimissimo. Ma sinceramente anche a me è piaciuta, quindi anche alza le mani. Fateci sapere anche fra i commenti se la scena vi è piaciuta o meno. Ok, ok, ma se la Discovery si evolvesse nell'entità sferica, ci dice Davide, e Davide dice Max sei di nuovo esagerato, e Dario Cervino dice Max oggi sei cattivissimo, allora, ora lo lancio un po' dal boccaforte, guarda così. Non ci passo, non ci passo. Dai, secondo me, secondo me, più che l'entità sfera, mi sembra che ci avviciniamo sempre di più alle premesse del, del corto Calypso. Sì. Infatti non la potevano distruggere, perché poi se la vediamo mille anni nel futuro, infatti la Discovery dovrà andare nel futuro, e come portare la Discovery nel futuro? E nella scena successiva vediamo questi ufficiali, diciamo anziani, come li possiamo definire, che discutono, della, discutono delle sorti che dovranno prendere, fra cui c'è Giorgio che insomma è molto sarcastica, e l'ho apprezzata veramente tanto questa scena. Tu Sofia come l'hai trovata? Ma senti, io sinceramente comincio ad avere dei pareri un po' contrastanti verso la nostra, cioè nel senso, è uno dei miei personaggi preferiti della stagione, anzi lo è praticamente fin da quando l'ho visto, cioè sto parlando della Mirror Giorgio, ragazzi, sì, mi raccomando. Io mi sono innamorata di lei appena, appena l'ho vista nella prima stagione, e mi piaceva veramente tantissimo, mi piace tuttora, però secondo me bisogna fare un pochino di attenzione, perché secondo me ci sono dei momenti in cui gli sceneggiatori calcano troppo la mano sul renderla veramente troppo simpatica agli occhi del pubblico. Cioè, allora, non lo so, ti dico, sono un pochino combattuta sotto questo punto di vista, perché, allora, per certi versi mi piace, perché comunque effettivamente nei momenti molto molto tesi, se, secondo me, almeno in una serie come, come questa qua, ci hanno anche un po' abituato ad avere qualcuno che spezza la tensione, e va benissimo, perché comunque lei è, cioè l'attrice è formidabile, mi piace tantissimo, e il personaggio pure, però secondo me c'è momento e momento per farlo, nel senso, tipo quando, quando lei entra sulla, sull'Enterprise che dice arancione, lì mi ha fatto morire, cioè l'ho adorata tantissimo, qua un pochino meno, non dico che l'ho trovata fuori luogo, però secondo me anche meno, cioè nel senso, secondo me non c'era bisogno di qualcuno che smorzasse così tanto il clima, la tensione, perché comunque ci stavamo pur trovando in una scena completamente tesa, quindi secondo me mettere qualcuno che ti fa la battuta... Ma lei non voleva fare una battuta, eh. Cioè, lei, era, lei era seria, quello è il punto, cioè non lo era so. Un... Lo so, però ti dico, lo so, però guarda, questa cosa purtroppo non mi ha convinto, voglio tanto bene alla Giorgio, però purtroppo questa scena qui mi ha, non lo so, l'ho trovata un pochino fuori luogo, non lo so, sono molto combattuta sotto questo punto di vista, però per il resto dell'episodio mi è piaciuta tantissimo, quindi chiudo qua. Miles? No, io l'ho apprezzata perché finalmente fa, fa il personaggio dello specchio. Cioè quello che dice, io ho la soluzione, è drastica, facciamola noi la supernova e chi se ne frega. Però guarda, questo però... è un ragionamento perfetto per la sezione 31, se ci pensi. Sì. No, tra l'altro mi è neanche piaciuto perché è un mezzo, una mezza citazione del film Star Trek Generazioni alla fine. Era un po' la stessa cosa che faceva il dottor Soren, no? Lanciava l'antimateria nella stella e se ne fregava. No, quindi... Sì, sì.
ricordo quindi bene. Più che la battuta della Giorgio, forse, anche se non mi ha dato tanto fastidio come forse ha dato a Sofia, forse quello che rende la scena più comica è la risposta di tutti gli altri che dicono no, pessima idea. Capito, è quello. Però la Giorgio ha fatto il suo mestiere. Comunque guarda, Marco Palma ti dice Sofia, per dimmi. Sofia, lei non smorza il clima, lei è così. E infatti lo penso anch'io, ho detto lo so. Ma infatti guarda, ma io ve l'ho detto, ragazzi, non vi offendete, io ve l'ho detto fin dall'inizio, ho dei sentimenti molto contrastanti nei confronti di questo episodio, ma gli ho dato 8 perché mi è piaciuto, quindi scusate se... No, prego, se c'è un momento in cui l'ho trovato forse un po' fuori luogo, nel senso che dici tu, Sofia, è nella scena successiva, quando, diciamo, saluta il capitano Pike con quella battuta che poi vedremo dopo, no? Quando il capitano Pike si teletrasporta sull'Enterprise e lei gli dice, penso che ne parleremo dopo, no? Sì. Intanto sentiamo Max su questa scena della Giorgio. Ma io ho un unico rammarico sull'utilizzo della Giorgio praticamente da dopo che è stata sul pianeta di Konos a salvare il figlio di Lorel e Tyler in poi. Praticamente la usano solo come macchietta, non fa praticamente quasi mai niente. Entra, fa la sua battuta sarcastica, getta un pochino di scompiglio facendo una battutina magari fuori luogo come questa o come quella successiva e poi basta. Ogni tanto sì, tira un calcetto qua e là, ma neanche poi in maniera così importante nella trama. E quindi mi sembra un personaggio sottoutilizzato in questo momento. Secondo me è perché gli autori stanno preparando le storie da scrivere per lei. Sì, no, ma infatti. Poi alla fine non è neanche così, perché qualche episodio fa stava per uccidere Gabriel Byrne senza pensarci neanche tanto. Sì, sì. Quindi è usata male. Questo sì, okay. Spesso volte è usata male. Ogni tanto, spesso no, perché su questo non sono d'accordo, però ogni tanto sì. Diciamo che se non serve alla trama, ma la tieni comunque sullo schermo, lì è usata un poco male. Cioè è usata perché è l'attrice di richiamo e richiama, però se non le scrivi qualche cosa di interessante attorno. E aggiungo, anche lei rientra nella categoria Amanda e Sarek. Anche lei è arrivata così. Permesso di salire a bordo. Max, okay, arriva bene, con calma alle scene, non mi saltare. No, vabbè, è arrivata prima. Comunque, guarda, io vi dirò, a me sta piacendo molto più in questa stagione che nella scorsa. Nella scorsa non lo sopportavo, poi voleva far fuori l'orca, ragazzi. Mi ce l'ha qua. Fatta, Ce l'ha fatta, sì. Quindi, Marilena, se mi stai leggendo, capirai perché la Giorgio la preferisco più quest'anno che l'anno scorso, con quell'altra stagione. Comunque, andando avanti... arriviamo al confronto tra Calber e Stamets. Sofia, a te la parola. Bene, passiamo avanti. No, scusate. Allora, il confronto tra Calber e Stamets, bello. Bello. Allora, io ti dico, come sempre ribadisco che io partivo super scettica nei confronti di questo ritorno da parte di Calber. Mi è piaciuto perché secondo me se lo sono giocati bene, hanno fatto le cose bene, hanno anche, diciamo, usato degli altri puntorino nello scorso episodio per parlare, insomma, per farli ragionare tutte e due. E questo scambio mi è piaciuto perché effettivamente... Però si sente gracchiare, Sofia. Stai un po' attenta. Ah sì? Ah, scusatemi. Vi dicevo, a me questo confronto è piaciuto molto perché potrebbe, e io lo sto ancora sperando, potrebbe effettivamente sancire veramente un punto di distacco e quindi potrebbe essere un superamento post lutto da parte di Stamets, sì. Perché effettivamente, cioè, io è dall'inizio della stagione che sto aspettando che Stamets superi questo lutto, anche perché lui lo ribadisce, anche lui dice: ah, ma io dovevo andare nell'Accademia delle Scienze Vulcaniane, poi però non ci sono più andate, eccetera eccetera, e lui questa volta l'ha ribadito. Io gli voglio dare la speranza che stavolta lo faccia, non perché non lo voglio più vedere, questo sia chiaro, ma perché comunque secondo me quella sarebbe comunque una crescita da parte sua, e io è quello che sto aspettando. Quindi ti dico, come tutti gli scambi che ci sono stati tra loro due, mi è piaciuto molto.
Chiaramente adesso bisogna vedere cosa succede nella seconda parte dell'episodio e come si evolve la situazione. Ecco, quindi sono in attesa, ma sono in attesa felice, ecco. Ma io spero sempre che la coppia prima o poi ritorni insieme, che magari Ciattrino ci mette un po' del suo. Passiamo avanti con l'arrivo di Po nella Discovery. E devo dire che io l'ho apprezzata veramente molto questa scena e l'ho trovata veramente adorabile quando lei sale a bordo e Pike fa la presentazione, lei va diretta verso di lei e fa Tilly e la va a abbracciare. Mi è piaciuta molto, mi ha ricordato molto il personaggio di Jayala di Star Trek Beyond, un po' con questo carattere un po' sopra le righe. E devo dire che io sono molto molto soddisfatto, e pensate che Runaway, il primo Short Treks, l'ho veramente distrutto, perché per me quello Short Treks non esiste da quanto a me non sia piaciuto, però qui in Discovery devo dire che questo personaggio l'ho molto molto rivalutato. Sofia invece? Ma guarda, senti, io sinceramente sono d'accordo con te, anche perché allora partiamo da due personaggi che a me di base non piacciono, e quindi stiamo parlando di Tilly e di Po, perché diciamo che già Tilly, io purtroppo, lo sapete, da quando l'hanno resa così macchietta non mi convince più. Poi lei è stata brava e l'attrice è stata bravissima durante tutta la sua parte drammatica, non lo voglio stare a ripetere. Però devo dire che in questo momento, quando lei si ribecca con Po e poi come si sviluppa tutta la cosa, secondo me hanno fatto un lavoro molto migliore gli sceneggiatori rispetto a quello che hanno fatto nello Short Treks, perché secondo me nello Short Treks avevano troppo poco tempo e troppe cose da voler dire, perché a me poi è sembrata molto buttata nel mezzo, cioè della serie avanti, prendetela e fatene un po' quello che volete. E tra l'altro la buona cara Tilly nello Short Treks mi sembrava molto sottotono come recitazione, mi sembrava quasi svogliata. Sì. Qua invece l'ho vista bella energica, bella pronta. L'altra è stata fantastica, perché effettivamente si comporta come, alla fine quanti anni ha? 17, cioè, sì, lo dicono anche nello Short Treks, è una piccola 17enne, Tilly insomma siamo lì, cioè, diciamo che si comporta quasi come un adolescente, quindi i due caratteri combaciano alla perfezione. Mi è piaciuto molto il suo ritorno, sono stata molto contenta di rivederla, e tra l'altro lei dice anche una cosa importante, una certa, ora non so se ne vuoi parlare tu dopo. No, prego. A un certo punto c'è lei che sta costruendo, no, tutto il marchingegno, e dice ma tanto te non ti libererai di me, perché Tilly gli dice ma adesso vedrai che dovrai tornare sul tuo pianeta, perché sei la regina, dai vai via, cioè come se, per dire vai, leati, hai finito. E lei gli fa ma te di me non ti liberi, si prende in braccio il suo marchingegno e se ne va. E io quindi sono rimasta molto e adesso, e quindi sto aspettando. Secondo me resta a bordo della Discovery e magari va a finire che lei diventa l'ingegnere e non Ciattrino. Sì, no, ma mi ha fatto morire con quanta insolenza l'ha fatto, perché cioè, e infatti l'ho apprezzata tantissimo, quindi ti dico bravi in questo punto, secondo me gli sceneggiatori sono stati proprio bravi. Oh, via, comunque ecco. Leggo un commento, Marco Palma dice nell'universo della Georgiou controllo durava sì e no 5 puntate e non poi addormentavano proprio e saluto anche Ciro Faicchia che si è collegato con noi. Mentre voi ragazzi sull'arrivo un po' su tutto lo svolgimento di Po in questo episodio. Ma a parte che mi sarebbe piaciuto vedere e sentire un po' doppiata da Sofia, che parla così un po' la toscana, oh te di me non mi liberi, sarebbe stato bellissimo. Ovvia. No, ma no, aspira la C se vuoi fare il toscano. E non c'è la C in di te non mi liberi, mi serve una frase più. No, vabbè, come dici tu, in effetti questo avvicinamento al Kelvin verso in questo episodio c'è molto, sia per il personaggio di Po che, come dici tu, ricorda Jayala, non ricordo come si pronuncia, Jayala credo. Jayala. Poi in generale per questa scrittura un poco, come dire superficiale è brutto, però ecco, più immediata, capisci? Non c'è, anche in Po, perché sì, è una 17enne, quindi una ragazzina, però in realtà è anche una regina di un pianeta molto importante, perché è forse il principale fornitore di litio della federazione, a quanto si è capito, e insomma che se ne va in giro senza un minimo di scorta, di ciambellano, e che poi può decidere tranquillamente di lasciare tutto e
andare con la Discovery. È sembrato coerente a quello che ne abbiamo visto di lei nello Short Treks, quindi è per questo. Sì, che è coerente, però è comunque un po' infantile proprio come, come scrittura, non lo so. Non... È infantile perché lei è infantile. Sì, però cioè, richiede da parte mia una sospensione dell'incredulità troppo forte. Via, siamo veramente a ciao Darwin, siamo veramente divisi. Sentiamo anche la parte di Max. Ora Max si spezza le gambe da vedere. No, no, dai. Non ci incischi, dica la sua, Max. Vabbè, poi è intrinsecamente simpatica. Ho detestato anch'io l'episodio Runaway perché trovavo totalmente assurdo che un elemento arrivasse sulla nave, nessuno se ne accorgesse, solo Tilly, e poi la facesse anche teletrasportare via. E vabbè, quello lo abbiamo archiviato. E in questo caso mi trovo a concordare con Miles, dicendo manca un po' tutta la retorica della regina, manca un po' tutto un discorso di scorta, di sicurezza, ma anche di cura del pianeta. In fin dei conti lei ancora una volta se ne frega del suo pianeta, se ne va, e arrivederci e grazie. Questo pianeta che, se io fossi stato un Klingon, avrei già depredato, me ne sarei già appropriato in tutto e per tutto, ecco, volendo. Comunque sia, la tecnologia che mette in gioco è molto importante, non vedo l'ora di vederla effettivamente funzionare, non capisco perché voglia rimanere sulla Discovery, ma magari avrà un senso nel prossimo episodio, quindi stiamo a vedere, stiamo a vedere. Se c'è una cosa, una piccolissima cosa da aggiungere, questo episodio che abbiamo visto è l'ennesima prova che gli showrunner e i produttori sono dei grandissimi bugiardi, perché avevano detto che gli short track non erano assolutamente necessari per capire Discovery, invece c'è Runaway che introduce questo personaggio che è fondamentale, c'era quello su Saru, quello su Calypso che sicuramente avrà, cioè l'unico che non serve è quello su Mad, ma aspetta, sappiamo, non forse infatti. Va bene ragazzi, prima di mandare una clip sulla plancia dell'Enterprise, vi chiedo a voi tre commenti se vorreste che questo personaggio di Poe rimanesse a bordo della Discovery anche nelle future stagioni. Ecco a voi la clip, la plancia dell'Enterprise, sottotitolata da tgtrek.com. Captain on the bridge. She's all yours, Chris. She looks as good as I remember. Man, stepping on the Enterprise set was a real pinch me, I'm dreaming moment. Welcome home, Captain. Good to be back. I mean, it was something I had watched on TV as a child. And I couldn't believe I was sitting there, and I actually didn't even take the time to get up and stand at the front of the set where the windshield is and turn around and really take it in. I think it was like I was working on it for 3 days straight before I actually took the time to stand up and see what the whole crew was looking at. And when I looked back, I was like, this is happening. I couldn't believe it. Fantastic. It's a beautifully modernized, but still respectful iteration of the iconic bridge that we know so much. Copy that. The colors, you know, it has our beautiful lighting, you know, it's not quite the same kind of like, you know, flat lighting that they had in the old days, but so it has that richness of lighting that we have, but it's the color scheme and the shape of it, it feels like a wonderful kind of time warp, time fold combo. Bentornati su Talking Trek, questa clip è stata sottotitolata sempre dal nostro caro Miles di tgtrek.com. Vi ricordiamo che potete seguire questa diretta sia sulla pagina di Star Trek Discovery Italia che tgtrek. E leggiamo i commenti. Allora, Davide Piscillo ci dice che per lui è un sì, che suppo resti.
Giusimo Rabito ci dice che resti sulla Discovery è tanto simpatica ed è più credibile come ingegnere che come regina, quindi penso che sì, sicuramente sera... però io vi dico la verità, a me piace e piacerebbe anche che restasse sulla Discovery, però preferirei Giattrino perché sarebbero due personaggi sopra le righe e secondo me forse rischierebbero un po' di stonare se ci fossero sia Tilly che lei in continuazione, però magari con la scrittura poi puoi anche definire meglio i personaggi e puoi renderli entrambi apprezzabili. Allora, arriviamo, andiamo avanti con i nostri argomenti e adesso arriviamo alla scena in cui Burnham deve andarsene sulla Discovery per partire, diciamo, per il futuro e alcuni membri si uniscono a lei, però Tyler non si unisce perché sostanzialmente deve badare a ha una sorta di missione segreta che non spiega esattamente. No, aspetta, deve impedire che il controllo si rigeneri, quindi qualcuno del personale deve badare, della sezione 31 ci deve essere. Ma la mia domanda è: ma se c'è la Georgiou, a che cosa serve anche Tyler in quel caso? Ma infatti credo che abbia in mente qualche cosa che non ha ben spiegato. Perché anche quando se ne va con il capitano Pike nella pedana di teletrasporto e gli dice lei si fida di me, dice sì, perché me lo chiedo, perché ho da fare una cosa, me ne devo andare, quindi chissà che cos'altro ha in mente. Questa cosa mi intriga un po', lo rende un po' più interessante. Sì, in effetti parliamo anche della scena in cui, no, arriviamo dopo a quella scena lì, quella di Pike. Ok, e poi arriviamo anche alla scena in cui ogni membro registra un messaggio da Dio, mettiamola così. Come l'hai trovata, Sofia, questa scena? Dove vediamo anche in particolare anche personaggi minori come Detmer o Washakun. L'ho letto bene. Ma allora, senti, io sono un pochino combattuta riguardo questa scena, perché allora, secondo me è una scena che ha del potenziale, perché comunque diciamo che ci aiuta a capire qualcosa di più riguardo certi personaggi che sono sempre rimasti sullo sfondo. Prendi ad esempio Detmer, oppure prendi ad esempio Washakun, cioè abbiamo sempre saputo poco su di loro, e vederle che registrano i loro videomessaggi da mandare a parenti o comunque alle persone a cui tengono è interessante, anche perché appunto comunque parlando capiamo anche delle cose aggiuntive, appunto come ho detto. L'unica cosa è che il difetto maggiore di questa scena, e credo che condividerete anche voi, è che dura troppo. Secondo me questa scena è un po' troppo lunga, perché sarò sincera, avrei apprezzato di più se ci fosse stato l'addio da parte di Michael, scusate, a Sarek e Amanda, ok? Che poi ne sì, devo parlare. No, ne puoi parlare adesso. Ah, ok. Allora, anche lì, sì e no. Sì, perché comunque la scena è bella e gli attori sono bravi, quindi quello sì. Poi mi piace, sinceramente, vedere Sarek alla fine che si commuove, io ero in lacrimoni sul divano, quindi vedere Sarek che dimostra un minimo di cedimento, sinceramente, a me è piaciuto. No, perché, qui mi troverò tra le grazie di Max, perché effettivamente, come si suol dire qua in Toscana, questa galassia è paese e non ha senso che loro arrivano così dal nulla e in 3 minuti sono a bordo della Discovery. L'avrei apprezzata molto molto di più se loro fossero stati magari in via, non so, olografica o comunque sì. Se fosse stato così. Chiaramente in via olografica non ci sarebbe potuto essere il momento dell'abbraccio da parte di Amanda verso Michael, e non ci sarebbe potuto essere anche, diciamo, l'abbraccio che ci viene fatto vedere quando già la scena sta sfumando da parte di Sarek, perché Sarek comunque la vediamo che tocca la schiena di Michael avvicinandosela, quindi diciamo che quella parte lì non ci sarebbe potuta essere. Però sinceramente qui seguo la logica e avrei preferito veramente non vedere quelle cose, ma vedere effettivamente una comunicazione olografica con Sarek e Amanda. E ma secondo me non la potevamo fare perché gli hanno tagliato le gambe prima la comunicazione olografica. Secondo me tagliandola dall'Enterprise in un certo modo, secondo infatti, me la vogliono fare anche dalla Discovery. No, ma no, il motivo non è quello in realtà. Esatto. All'inizio dell'episodio vado io? Vai. No, all'inizio dell'episodio dicono che il controllo ha distrutto i relè subspaziali di comunicazione. Possono fare solo comunicazione nave-nave. Quindi al di là
del fatto che non ci sono gli ologrammi, non potevano comunicare in quel modo. Ok, comunque il fatto è che appunto, cioè, ti dico, vi dico sinceramente, a me questa scena non mi è piaciuta, cioè non così, cioè ti dico, l'ho trovata veramente irreale, il fatto che loro arrivino in 3 minuti. Per quanto riguarda il resto dei saluti, diciamo idem con patate, cioè nel senso, se tu mi avessi fatto, rendere protagonisti di questa scena dei saluti solamente alcuni dei membri dell'equipaggio, magari quelli minori, appunto facendomi scoprire qualcosa di più su di loro, l'avrei apprezzata, ma sinceramente avere tutta la carrellata, per quanto emozionante sia, per avere tutta una carrellata di persone che oh sì, ciao, addio, cioè... Nel senso, dopo un po', sì, ok, bello, però... Sì. Quando ti levi. Capito, guarda, quando ti levi. Cioè... Guarda, Dario Gerbina ci dice troppo caramellosa. E penso racchiuda un po' tutto quello che stavi dicendo. Bravi, Dario Gerbino, hai vinto, troppo caramellosa. Giusy Morabito ci dice, questa scena è un modo molto superficiale di conoscere i personaggi, perché superficiale, perché troppo veloce, effettivamente, su quelli secondari... E Davide Piccillo invece dice sì, è vero, è un po' lunghina. Quindi, e Marco Calabrese ci dice puntata di AD struggenti, tra tutti spicca quello di Amanda e Sarek alla figlia adottiva Michael, che per me è l'unico AD ad essere veramente definitivo. Eh sì, in effetti, ma secondo me come AD avrebbero dovuto, poi chiudo, avrebbero dovuto far vedere, almeno secondo me, quelli solamente delle rimaste ragazze della plancia, perché in effetti sono i protagonisti, cioè sono tre personaggi quelli che avevano ancora il futuro e il passato ancora aperto, e quindi era meglio far vedere, perché alla fine anche Stamets e Calder, cioè alla fine sono sempre lì, sono sempre protagonisti a loro modo, quindi non so. Ma mi guarda, sembra... su Washakun capiamo che comunque lei con la sua famiglia ha un rapporto molto particolare, perché sì, nel secondo episodio scopriamo che è ludista, e ludista, mi ricordo Miles, tu mi dissi che è tipo contro la tecnologia o non ne fanno uso. Sì, sì, un po' come mormonico. Sì. Un po' come gli Amish circa. E gli Amish, sì. Ok, arriviamo alla scena che magari a Max e a Miles può far più piacere. I membri a bordo della Discovery salutano il capitano Pike. Max, che cosa ne hai pensato di questa scena in particolare? Beh, è una scena toccante, è un bel momento di commiato tra il capitano Pike e l'equipaggio che l'ha servito fino a questo punto, e viceversa, c'è uno scambio, diciamo, reciproco di affetto e di apprezzamento tra questi personaggi. Come sempre ci sbattono in faccia Michael, che è lei che orchestra, diciamo, il saluto finale a Pike, quando secondo me per coerenza doveva essere Saru a farlo, però sai, è Michael il personaggio principale della serie, dobbiamo tenercela, e come sapete io non l'apprezzo per niente, per cui va bene così, tanto Pike va sull'Enterprise e rimane vivo, quindi c'è un problema, ma a me va bene. E sulla scena Miles, in cui Pike dice avete bisogno di un nuovo capitano, e tutti orgogliosamente guardano verso Saru, e Saru dice vabbè dai, lo facciamo in un secondo momento, come ti è sembrata questa scena? Ti ha colpito, non ti ha colpito? Ma guarda, purtroppo per tutto quello, mi vedete? Sei sparito in video, ma ti sentiamo in voce, speriamo di recuperarti. Ok, sono qui. Purtroppo per tutto quello che è accaduto prima in questa seconda metà dell'episodio, già a questo punto dell'episodio io mi ero totalmente indisposto, quindi non ho apprezzato il discorso di Pike né questa battuta, perché proprio stavo fremendo, dicevo ma porca miseria, mi fate vedere sto scontro con le navi della sezione 31 che non ci hanno fatto vedere, perché già a questo punto era evidente, l'episodio stava finendo, ho detto vabbè ho capito, se ne parlo del prossimo episodio, quindi già qui ero proprio con la rabbia fin sopra i capelli per tante questioni. Comunque io non riesco a vedere Saru come capitano fisso della Discovery, non ce la faccio. Poi per carità, può essere che sbaglio, come perché comunque hanno modificato molto il personaggio rispetto agli inizi con la storia del Barai, eccetera, eccetera. Quindi gli autori potrebbero anche stupirci, però non lo vedo adatto. Non come capitano, ma proprio come tipo di personaggio nei cliché tipici di Star Trek. Lui ancora rappresenta l'occhio alieno, come Data, come Odo, quindi metterlo a capitano dell'astronave
non lo so, cioè diventa un'altra cosa. Guarda, secondo da una parte è... ti do ragione al 100, ti do ragione al 90%, mettiamolo così. Ma da un 10% sarei incuriosito di vedere un capitano alle prime armi. C'è un capitano proprio alle prime armi che si trova anche con tutte le difficoltà a comandare una nave e soprattutto la curiosità di vedere un capitano alieno. Poi, per quello che hai detto prima, sono d'accordo totalmente. Sofia? Io sono d'accordo con te sul fatto che sarei molto curiosa di vedere appunto un capitano come Saru alle prime armi, però diciamo che secondo me prima di farlo diventare, e qui mi allaccio al discorso che avevo fatto mi sembra all'episodio scorso oppure all'episodio precedente, il fatto dell'evoluzione di Saru, che secondo me noi siamo ancora in un momento in cui lui deve finire di ingranare e di arrivare effettivamente ad uno step finale. Quindi diciamo che la mia domanda è, cioè io sono stata molto contenta, cioè io sarei veramente tanto contenta se lui diventasse capitano, perché ti dico, mi sta piacendo tantissimo il percorso che sta facendo. E quindi io sarò sincera, quando ho visto tutto quell'amore negli occhi da parte dei vari membri dell'equipaggio che lo guardavano, io lì mi sono commossa, sarò sincera. Sì. Anche quando Pike lo ha guardato, io il mio cuoricino è diventato un po' più grosso, ecco. Come il Grinch, però... che io mi... No, anzi, il Grinch succedeva al contrario. Esatto, ho cominciato a battere un pochettino, piano piano, dopo aver visto anche Sarek un po' di più. Però il problema, cioè diciamo che io mi pongo sempre il dubbio del Masaru è effettivamente pronto a questo? E secondo me ne potremo vedere se sarà effettivamente pronto quando questa sua evoluzione effettiva arriverà, diciamo, quasi agli stadi finali. Quindi ti dico, sono molto curiosa di vedere un Saru capitano e sono molto curiosa di vedere come se la giocano, però ti dico, io sono contentissima della loro decisione. Per me l'importante è che non vada via dopo un'altra stagione, perché altrimenti basta. Cioè basta. Ma guarda, il Saru capitano potrebbe anche funzionare, però su un'altra nave, perché qua comunque i rapporti con i personaggi dell'equipaggio della Discovery sono già abbastanza definiti, non so cosa possa aggiungere poi di così rilevante. Cioè, è bello scena. Vedere un capitano alle prime armi, ma è anche bello vederlo magari su una nave che non conosce, a comandare persone che non conosce. Come capitano della Discovery, come, con l'equipaggio della Discovery non ce lo vedo ancora bene. Guarda, Dario Gerbino ci dà la soluzione. Prime Lorca for Captain. Guarda, allora guarda, vai, vi potete tenere Saru, io mi prendo l'orca e sono a posto così, vi dico la verità. Ok, arriviamo alla scena finale in cui finalmente ci prepariamo a combattere il controllo. Ecco, sì, io questa scena... Scusa, ti interrompo, non abbiamo parlato della scena in cui Giorgio rivela la sua natura a Pike, ci siamo scordati quella. Vai, a te la parola. Ma guarda, abbiamo il momento del teletrasporto in cui la Giorgio, senza nessun motivo, svela a Pike che si sta smaterializzando. Guarda che io vengo dall'universo dello specchio, sono l'imperatrice terrestre. Sì. E Pike dice l'universo dello specchio e fa l'occhiolino e sparisce. Come se sapesse tutto in realtà e avesse sempre celato questa cosa. Ok, la scena è carina, simpatica, divertente, rientra nella categoria delle scene in cui la Giorgio fa la macchietta e in questo caso Pike si presta al gioco, ma nell'economia di tutto a che serve sta cosa? E se Pike facesse parte dell'universo dello specchio? Pure lui. Ma no. Guarda, io l'avevo tirata fuori la teoria sul gruppo, però mi sembra troppo eroico, troppo al contrario di quei principi dell'universo dello specchio. No, questo appunto di Max era quello che volevo fare prima quando Sofia criticava però la scena. Se porta qualcos'altro, allora... Guarda, da se fa parte dell'universo dello specchio, Max è proprio Pike gli crolla. Invece ha messo in piedi. Sì, no, ci rimango malissimo. Vai, Miles, scusami se ti ho interrotto. No, figurati. Diciamo, da un certo punto di vista è anche coerente... Perché se ricordiamo l'episodio della serie classica Specchio Specchio, lo Spock del primo del Prime Universe dice che ha riconosciuto subito quelli dell'universo dello specchio perché si comportavano da barbari. Sì. E quindi forse in questo senso poteva anche essere un omaggio. Però certo, ed è anche bello che alla fine abbiamo capito che Pike non è stato fatto fesso tutto questo tempo. Sì, esatto. Dall'altro punto di vista però il fesso è Kirk.
a questo punto, che tutti sapevano l'universo dello specchio, tranne Kirk, come tutti quelli. Lui. Vabbè, ma era un giovanotto, esatto. Kirk, che cosa, cioè, scusa, poverino, fagli imparare le cose, su, avanti. Purtroppo sono quei segreti di Pulcinella che... Leggo un commento, Giuse ci dice, alla fine della scorsa stagione Saru ha fatto da capitano, io lo vorrei vedere crescere proprio su quella sedia. Infatti è stato capitano ad interim, è stato capitano provvisorio, poi poverino, mi ricordo nella scorsa stagione ogni volta che tentava di diventare capitano gli toglievano sempre il comando, e prima l'ammiraglio Cornwall, e poi la Mirror Giorgio, e poi adesso Pike, e dai, adesso sarà il suo turno, invece no, arriva Prime Lord che gli ruba anche questo posto. No, still. Comunque, arrivando alla scena finale, io l'ho trovata di grande impatto, sarà che è stato uno di quei cliffhanger perfetti, dove vediamo da una parte Pike sull'Enterprise che si prepara a combattere e da una parte Saru che si prepara a combattere sulla Discovery. E vi dirò, io l'ho trovata molto eccitante, almeno dal mio punto di vista. Sarà che io non mi sono annoiato come voi, mettiamola così. Voglio sapere l'opinione di questa scena da parte di ognuno di voi e da parte di voi che ci state seguendo fra i commenti. Prego. È molto efficace, ma era quello, era come si era concluso l'episodio precedente praticamente, e quindi mi sono sentito vagamente preso per il dilitio, per dirla come speriamo che il prossimo episodio sia meno come dire annacquato, e finalmente si arrivi a conclusione. Sofia? Ma a me è piaciuto, se ho dato 8 a questo episodio un motivo ci sarà. E comunque ti dico, anche qui, cioè, non mi sento di dare, cioè, allora ti dico che mi è piaciuto perché non mi sento, e non voglio scendere nello specifico, perché comunque si vede che è chiaramente un cliffhanger e chiaramente deve portare a qualcos'altro, e secondo me comunque all'inizio del prossimo episodio ce la faranno rivedere questa scena, quindi aspetto un attimo, cioè ti dico, mi è piaciuta, però aspetto, prima voglio vedere il prossimo episodio, poi se ne riparla. Però comunque è stata bella come scena. Max? Guarda, io faccio un pronostico, magari poi verrò smentito. Vai. Secondo me l'inizio del prossimo episodio sarà già in the middle, cioè battaglia già a metà, con tutti nella frenesia del combattimento, e andremo avanti da lì. Avremo già perso un pezzo del combattimento. Quindi va, come dalla visione del futuro. Max, però tu guardi cristalli, così non va bene. Leggo un commento di Marco Palma: forse Giorgio pensa che Pike morirà in questa missione, ecco perché gliel'ha detto, si è affezionata, gliel'ha confessato. Ma secondo me è perché aveva raggiunto quella consapevolezza che ha detto, vabbè dai, mo mi fido, ora glielo dico, cioè io la vedo un po' così. Comunque siamo arrivati alla parte finale di questa diretta, quindi adesso mostriamo il trailer del prossimo episodio, che si chiamerà Such Sweet Sorrow parte 2. Quindi ecco a voi il trailer, che è sempre sottotitolato dal nostro caro tgtrek.com. This is Captain Pike. We have one job. Protect Commander Burnham until she reaches her target. Section 31 is in our way. Get it done. In 5, 4, 3... 2, mark! Go, Michael, now! Bentornati su Talking Trek, questo era il trailer del prossimo episodio, del prossimo e, ahimè, ultimo episodio di questa stagione. Allora ragazzi, come sempre diamo un voto a questo trailer, sia voi che ci state seguendo da casa e sia Miles, Sofia e Max. Comincia Miles, prego. Diamo io un 8. Se voi ricordate l'episodio precedente di Talking Trek, al trailer dell'episodio che abbiamo commentato avevo dato 500 al quadrato. Non mi è piaciuto. Troppo alte le aspettative. Sì. Ma è colpa degli autori che dicono spettacolare, meraviglioso, bocca aperta. Quindi mi tengo sull'8 per sicurezza. Io sinceramente mi do... cavoli, è difficile perché effettivamente questa sarà la gran finale e sinceramente mi aspetto un finale coi fiocchi. Voglio dare ancora fiducia a chi dice spettacolare, bellissimo, quindi io gli do un 9 e aspetto con ansia e con hype. Max...
Allora, parlo al capitano Pike. Abbiamo un solo compito: proteggere il comandante Barnum finché non giunge al suo obiettivo. E fin qui, vabbè. La sezione 31 sta venendo qui. Ancora! Sì, ma non arriva la sezione 31. No, devono prendere la navetta consolare di Sarek e Amanda e arrivano subito! Quindi, Max, il voto? 6, sto bassissimo questo giro. Non mi dice nulla, voglio qualcosa di più. Poi c'è la scena finale del trailer con Barnum che entra nel buco, chiamiamola così, che a me sembra tremendamente una scoppiezzatura della terza stagione di Expanse, e allora mi dà fastidio. No. Sì, poi Interstellar anche. Ah, mi è piaciuto volendo, per questo, ragazzi. Infatti che a me è piaciuto per questo. Poi adesso che è stata rilevata la prima foto del buco nero, insomma, ci calza a pennello. Comunque per me voto 9. Voto 9 e all'altro mi sembra che detti 10. Forse 8 e mezzo, forse ho detto un pochino meno di voi se non ricordo male. Comunque penso che tutta la parte cicciosa ci aspetta in questa parte, visto che quell'altra è stata molto più quiete. Comunque è evidente che nonostante tutti gli addii qualche cosa non andrà come previsto, perché ovviamente Spock non può sparire nel futuro insieme alla Discovery. Vediamo che Spock non riesce ad andare via insieme a Burnham. Comunque leggo i commenti e poi ne riparliamo. Allora, Giusy Morabito dice wow, 8. Davide Piscillo 9. Ivan Salvaggio 9. Marco Calabrese ci dice ah, però non l'avevo visto. Marco, facci sapere il tuo voto. Comunque, parlando di questo trailer e facendo alcune ipotesi su quello che potrebbe succedere nella prossima stagione, c'è anche l'ipotesi che nella prossima stagione potremmo ritrovarci catapultati nel futuro e restare lì. Ma giusto? Guarda, io vorrei leggerti prima di tutto un commento di Marco Palma, a cui stavo pensando, lui l'ha scritto, io lo stavo pensando con lui probabilmente. E se la scena finale del trailer, cioè Barnum che si infila nel buco, fosse la scena finale della puntata? Ah, mamma mia. Boia. Penso che mi incavolerei come una bestia. No. No, se fosse così mi arrabbierei tantissimo, perché ancora una volta non ci dicono come va a finire ed è un cliffhanger addirittura sulla stessa stagione, quindi non ne sapremo assolutamente nulla. Allora, se dobbiamo dare credito a Michelle Paradise, che è stata ospite del Ready Room della scorsa settimana, lei ha detto che si chiuderanno le storie di questi personaggi, verrà data una risposta ai misteri della stagione, quindi dobbiamo dare credito agli autori un'altra volta? No. Si fregano tutte le volte, no. Ci fregano, e questo perché una cosa è creare e montare l'hype, però poi quando è come fare cucù con i bambini, cioè ti cadono i gangli, proprio tutto quello che ti può cadere ti cade. Comunque guarda, io vi dico la verità, la prospettiva che ci potrebbe essere una stagione, ma spero più stagioni, in cui la Discovery sparisca e vada nel futuro, a me intriga tantissimo. Uno, perché non calpesti i piedi con il periodo adesso che stai vivendo. Due, perché all'inizio non potevano farlo, non potevano ambientare una serie nel futuro e adesso in realtà possono. Quindi poi nuove esplorazioni, nuove razze, nuovi conflitti. Oddio, fa un po' Voyager a raccontarla così. Però da una parte a me intriga tantissimo. Sofia, vedo che stavi per dire qualcosa. Io concordo con te, quindi no, io annuisco e basta, perché sono totalmente d'accordo con te. Se andassero nel futuro, cioè se quella fosse la scena finale della stagione, al contrario dei nostri amatissimi Max e Miles, cioè una parte di me morirebbe, perché chiaramente non si sa come va a finire, però dall'altra parte sarei super in hype per la stagione successiva. Avrei tanti dubbi, ma sarei altrettanto in hype, quindi solo il destino ce lo potrà dire, lo scopriremo solo venerdì prossimo. A Miles chiedo, ma secondo te lo rivedremo Kraft? No, non credo. Oddio, non lo so, non pensavo neanche di rivedere Po, quindi non posso fare pronostici. Penso di, non lo so, perché se Michael, come sua madre, va 950 anni nel futuro e noi Kraft lo conosciamo 1000 anni nel futuro, quindi 50 anni dopo, mi sembra un po' difficile. E se fosse proprio Kraft ad aiutarli a tornare lì? Non lo so, però un'ipotesi affascinante. Allora, a me l'idea di una terza stagione tutta nel futuro non mi fa particolarmente impazzire. Però un'ipotesi che potrebbe farmela piacere è questa: noi abbiamo visto 5 segnali su 7,
è difficile che nella prossima episodio ne vedremo gli altri due. Quindi mi chiedo, e se fosse il viaggio di Michael in questa specie di buco nero alla Interstellar, la prossima stagione, a dover creare tutto quello che abbiamo visto in questa stagione? Cioè un po' come alla Ritorno al Futuro, no? Che devi mettere le cose a posto per evitare che vieni cancellato dalle foto, qualcosa del genere. Non sarebbe malaccio messa così. Beh, tutti gli ingredienti ci sono in effetti in questo momento. Michael diventerà l'altro Angelo Rosso, esatto, e potenzialmente lancerà i segnali per far sì che la Discovery raccolga tutti i pezzi del puzzle per poi arrivare a quel momento. Sì, perché una cosa che non abbiamo sottolineato è che effettivamente in questo episodio si dice che di nuovo è Michael l'Angelo Rosso, in un certo senso, l'altro Angelo Rosso, quello che manda i segnali. Questo è stato detto esplicitamente. E ne mancano due. Leggo un paio di commenti. Dario Gerbino ci dice: ma siete sicuri, siamo davvero sicuri che venerdì andiamo nel futuro? E no. Allen ci dice: Funny Face in Calypso ha un gufo rosso tatuato. Gufo rosso, Angelo Rosso. Davide Piscillo ci dice: Jared, concordo con te. E grazie, Davide. E Allen ci dice sempre: secondo me la Discovery potrebbe finire da Picard. No, perché siamo troppo avanti. Siamo troppo avanti, perché comunque Picard non è 900 anni nel futuro. Comunque potrebbero far di tutto. Qualcosa da aggiungere su questo trailer, ragazzi, prima di salutarci? No, io no. No. Va bene, allora direi che siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tutti per essere... aspetta, leggo un commento. Miles si entrerebbe in un loop se dice con la sua teoria. Ok, io ringrazio voi, Miles, Sofia e Max, sempre per la vostra professionalità e la vostra compagnia, e ringrazio anche tutti voi che siete stati in compagnia con noi, e ci rivediamo alla prossima recensione del prossimo episodio, che se tutto va bene forse la facciamo venerdì o forse lunedì, vediamo un po' se ce la facciamo. Va bene, grazie a tutti, ciao. Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.